che è stato aggiornato, diciamo, il buonasera. Suo passato. Ciao Maurizio, ti ho tartassato oggi. Ti ho tartassato, non so quali messaggi ti ho mandato. E guarda chi ti ho fatto beccare, Rocco, l'abbiamo beccato. Oro. Bomba Maurizio. Ciao. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao Maurizio. Ciao Maurizio, grande. Buonasera. Di notte, incredibile. No, Maurizio, sono arrivato 10 minuti fa da Milano in macchina. Lo so, grandissimo. Vabbè, noi abbiamo anche un attimo accennato prima al doppiaggio in italiano. Yes. Di One Piece, per fortuna. Ci sarà una bella sorpresa. Mi piace. Una bella risata. A parte la risata, Rocco sa di cosa parlo. No, ci sarà... non lo so, se volete spoilerare, no. Potete spoilerare. Non si può assolutamente spoilerare. No. Ti dico soltanto che siamo riusciti con... valide argomentazioni con fatica. Vabbè, no, sto dicendo sicuramente con fatica, ma con valide argomentazioni e dati di fatto e capatosta, okay. A far passare, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il mio personaggio, a far passare una cosa in particolare, e sono molto molto contento di questo. Mi fa piacere. Vabbè, poi tu doppierai un personaggio magnifico, no? Ma sì, ne, ne parlavamo l'anno scorso, 2 anni fa, quando venissi live da me, è un personaggio, uno dei top villain, no? Sì, beh, per me il top villain. Ad oggi è lui. Non anticipare... Già siamo anticipati, già siamo anticipati. Stavo ridendo, mica ho fatto niente. No, non hai fatto niente. Questi sono spoiler impliciti. Chi li capisce, chi non li capisce. Sono spoilerini. Sto microfono prima o poi lo lancio dalla finestra. Sto scassando. Ci sta. Allora, Lorenzo Stangiano, ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio. Anche tu un po' di disagio notturno. Passate anche a te un po' di disagio. Un abbraccio. Buonanotte. Buonanotte, tra l'altro Maurizio Melluzzo, la buonanotte, va, quando mai avessi potuto pensare a una cosa del genere, va, come direbbe Caverna di Platone, e vaffanculo pure a te. Allora, coppetare, no, fermi tutti, Cataguri, vuoi dire qualcosa? Torniamo un attimo a serio, perché non sto capendo niente, Cataguri, per favore. Fai una domanda a Tommaso, fai una domanda a Maurizio, e poi la fai pure. Vi posso chiedere, giusto le mie domande, così io vado a farmi una doccia che puzzo di... Allora te la dirò prima, Tommaso, odori che voi non potete, siete fortunatissimi, chiedo scusa Tommaso, no, tu sei in pari, Mauri, sei in pari col manga? Assolutamente sì. Vai Cataguri, fai una domanda sul manga, vai, sull'ultimo capitolo, fagliela tu. Non lo so, Maurizio, ti è piaciuto il power up di Sanji, diciamo assimilabile a quello dei fratelli, con questa mutazione, così pare, no? DNA. Non è scontato, non è un power up a caso, cioè comunque stiamo parlando di Oda, insomma lui pondera e ripondera anni e anni prima, se ti ha fatto capire che i fratelli, insomma, hanno una determinata caratteristica genetica qualche anno fa, perché si parla di anni fa, lui ti mette il seme della situazione, poi 2 o 3 anni dopo lo ritira fuori. E non può essere una cosa inventata lì, proprio per il motivo che lui, comunque io te l'ho detto che c'è questa cosa. Quindi non lo trovo scontato, lo trovo necessario, perché i livelli di potenza stanno arrivando a un punto dove è necessario che la ciurma diventi parecchio più forte, soprattutto chi sta, appunto, le ali di Ruffy, no? Sì, esatto, è... Come dici, sono dei pezzi di puzzle che si vanno a comporre, non sono cose buttate a caso. No, Mauri, che mi dici tu? Ti faccio io pure questa domanda. Che mi dici il fatto del governo, il voler riprendere ancora una volta Nico, Robin, il fatto di voler annettere implicitamente con la forza Wano? Come l'hai quello... vista questa scelta? Sì, come la vedo la scena? Il discorso di sottomettere necessariamente Wano è per una questione di il governo mondiale sta perdendo credibilità, sta perdendo forza, deve dimostrare al mondo che è ancora il governo mondiale, quindi vuole soggiogare l'unica nazione indipendente. Poi vabbè, Lucci secondo me c'ha la maniaco di Robin, c'ha il pallino o gli rode il culo ancora peggio di Aokiji. Sì, è diventata quasi una questione personale, secondo me.
È vero, è vero. Comunque, ragazzi, fatemi salutare a Maurizio che va perché è veramente tardi. Ha fatto Vi saluta una Kaido qua sopra. ci facciamo. Ci vibra dalla gabbia per uccelli. La gabbia per uccelli. Esatto, ci faremo sicuramente. C'è anche Dimmi, un. dimmi. Aspetta, ti metto l'impressione. Ci faremo sicuramente una live insieme a lui e a Bottega Animazione appena riusciamo. Noi, anche Sì, facciamo volentieri, uscire prima qualche organizziamo episodio meglio. nuovo, vediamo gli episodi, gustiamoli, Sentitemi almeno prima. Esatto. sosteniamoli, sosteniamoli e poi. Oh, oggi, guarda, Mauri, ti faccio vedere prima che te ne vai. Oggi mi è arrivato un pacco perché questo è il compleanno del Non canale, ho vedo. 3 anni. Sì, infatti auguri, auguri ragazzi. E mi hanno mandato, guarda, ti faccio vedere, guarda, mi hanno mandato questo. Bello. Mi hanno mandato, veramente incredibile, l'ho ringraziato. Katakuri, perché Katakuri è uno dei personaggi più. Anche questo. Joseph Joestar. Esatto. Palesemente ispirato a Joseph Joestar. E poi ci hanno mandato ancora come pezzi uno Zoro e un Goku. Mauri, però Maurizio ci voleva salutare con la risata del best villain di One Piece. Ma se lo Così fa mi è mi fa solo parso piacere. di sentire. Vai, vai, Maurizio, Ne vai. fa tante, ma ne fa talmente tante diverse che non saprei quale farvi. Quella che piace a me, in realtà, Little Flamingo, è quella molto lenta, quando arriva da fuori campo di solito, con l'inquadratura sul sorriso apertissimo, quando fa. Quella è la mia preferita, è molto lenta, molto calma. Che spettacolo. Poi Incredibile. mi Occhio sono a abbastanza Flamingo. sguaiato nelle altre, poi. Vabbè, poi le vediamo tutte quante su Italia 2. Sì, poi le Ripetimela, vedrete le tutte. ripetimela, quella era uno spettacolo. Pazzesco. Questo la metti insieme a quella di Letta Yagami, questa risata. Mamma Che mia. spettacolo. Io Guarda, dico a su Flavio. 60, 66, vero Rocco? Canale 66, Italia 66, 2. esatto. Guarda, 20 ma ottobre, 3 episodi a settimana. Posso spettacolo. fare una domanda? Italia 2 c'ha anche la parte in HD? Cioè, c'è il canale in HD o... Sì, è canale Ah, HD è Italia proprio... 2. Kaiju, da, però pure tu non esageriamo. Io Ci facciamo la questo speranza è Matteo, l'ultima a cioè. morire, ragazzi. Questa sintonizzazione io proprio dal 20 chissà, ottobre, però non chissà come penso esce che in sarà stereo, HD. chissà come esce Bravo, in stereo la ragazzi. vuoi pure in HD. Bravo, hai detto Comunque, bene. Mauri, consentimi una cosa. Io bannerei Kanjuda Prego. per l'HD e soprattutto Esatto. la Coppa Italia per aver paragonato Light Yagami a La Doflamingo, perché risata, io la Doflamingo. risata, Ok, la risata. fatemi salutare Maurizio, io perché ha fatto un Ragazzi, grazie a favore. tutti. Ciao Ancora Mauri. auguri. A Ciao presto. Mauri. Ciao Ciao, Mauri. Rocco, Ciao. giocando, sono Ciao. Tommaso. Ciao a tutti. Ciao, 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 Ciao. ciao, ciao. Ciao. Ciao.